con Dopo problemi il sit-in di di protesta contro il possibile trasferimento del reparto di pediatria a Fano, domenica mattina genitori con figli e passeggini si sono ritrovati in piazzale Lazzarini a Pesaro per manifestare contro l'eventuale accorpamento del reparto materno-infantile in un unico piano. Ogni volta che manifestiamo il nostro disappunto a riguardo ci tranquillizzano e poi dopo qualche giorno viene fuori qualche altra voce, quindi non è più il trasferimento ma l'accorpamento. Dopo non è più l'accorpamento, ma è il trasferimento su un altro piano. A questo punto sembra un po' una presa in giro, un po' un gioco con questi reparti, no? E un gioco che viene fatto a spese dei pazienti, dei cittadini e anche a spese dei soldi nostri, mi viene da dire, perché comunque tutti questi spostamenti, trasferimenti, macchinari, ammodernamenti, butta giù qua, butta giù là, sposta là, sono fatti con i nostri soldi, quindi anche questo è da tener conto. E quindi noi tutte le volte che sentiremo voce a riguardo, tutte le volte scenderemo in piazza, quindi vediamo chi è più cocciuto. Pediatria resterà a Pesaro ma verrà accorpata in un unico reparto nel padiglione F dell'ospedale San Salvatore con ostetricia e ginecologia, una soluzione non condivisa dai genitori presenti al sit-in di protesta. Si accorpano è come dare una futura chiusura con l'accorpamento comunque, perché ci si lamenta che a Pesaro ci sono pochi parti, ma se diminuiamo la possibilità di partorire è ovvio e va da sé che tutti decideranno di andare a partorire altrove e sappiamo che la scelta non sarà Fano ma sarà la Romagna. Devo dire che per una mamma avere un'assistenza 24 ore su 24 e avere una tranquillità di un reparto che funziona è veramente importante. Pesaro è una grande città e non si può appoggiare a una struttura come Fano che comunque deve raccogliere e raggruppare tutto l'entroterra. La vergogna non è questa, la vergogna è che la vogliono chiudere o la vogliono accorpare ed è assurdo, vi ripeto, è assurdo che vogliono accorpare, vogliono fare addirittura non di un piano ragazzi, vogliono fare di un corridoio due reparti, ma qui chi si sveglia la mattina praticamente ne dice una, per cui io rimprovero sia i politici in generale, tutti, ma soprattutto a chi gestisce questo ospedale, che non è possibile non dire una cosa del genere, perché noi genitori, voglio dire, siamo veramente arrabbiati, adirati per questo fatto. Chiedo un intervento da parte della regione a riguardo. La questione pediatria e non solo, si registrano ritardi sul cronoprogramma relativo alla costruzione del nuovo ospedale di Pesaro e il vicepresidente del Consiglio regionale, Andrea Biancani, ha presentato un'interrogazione urgente. Chiedo finalmente di avere una data rispetto alla presentazione del piano per il progetto preliminare. Ancora siamo in questa fase, cioè ancora non c'è nulla, era stato annunciato più volte. L'accordo di programma sottoscritto da tutti gli enti, cioè da Comune, Regione e Sanità, prevedeva che il progetto preliminare, il bando doveva uscire entro il 31 dicembre del 2022. Oggi siamo arrivati a settembre del 2023, ancora non si sa nulla. Poi oggi siamo qua anche per dire basta con queste come dire, volontà, queste intenzioni, queste proposte di comunque spostare il reparto del Dipartimento di Materno Infantile, cioè di pediatria, ginecologia, ostetrice, ogni settimana ne veniamo a sapere una. Noi riteniamo che fino a quando non c'è niente questo reparto deve rimanere dov'è, ma soprattutto riteniamo ancora più assurdo di spostare il reparto di ematologia che oggi è dentro la palazzina Solazzi, che è quella palazzina dove c'è la radioterapia, che non è neppure interessata, non sarà neppure interessata da quelli che saranno i lavori. Quindi da una parte si incominciano a spostare quei reparti senza avere neanche un progetto, senza sapere quelli che saranno gli spazi che saranno necessari, dall'altra si spostano addirittura reparti che sono all'interno di spazi che non saranno comunque interessati dai lavori.